Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi mostro gli acquisti naturali del mese di novembre. Il video, come sempre, è in collaborazione con i piccoli canali Power. Giù nell'info box troverete i link di Giulio, Giulia, Gian Giuseppe, Rossella e Valentina, che saluto. E niente, parto con gli acquisti del mese. Intanto volevo mostrarvi quattro cose che in realtà non ho acquistato io, ma che mi sono state inviate dall'Amazona. L'Amazona mi ha contattato per sapere se, appunto, volevo provare delle loro novità e io ho accettato. Mi è stato mandato lo struccante solido viso e occhi all'olio di cocoba e vinaccioli senza profumo aggiunto. Questo qua sono prodotti che ancora non ho utilizzato perché volevo prima mostrarveli, dato che sono solidi, hanno queste scatoline, non saprei poi come conservare i prodotti. Quindi il primo prodotto è questo qua. Poi mi hanno mandato il burro di cacao solido, viso, corpo, massaggi con note di iris e fava di tonka. Ha una buonissima profumazione e ha la stessa forma degli shampoo di Lamasuna. Il prodotto all'interno è questo qua, molto bellino. Poi mi sono stati inviati il balsamo solido vegan per tutti i tipi di capelli, alle dolci note di vaniglia, questo, e che appunto ha un'altra forma rispetto agli shampoo classici, molto buono, di Lamasuna. Non ho mai provato un balsamo solido di questo marchio. E poi uno shampoo solido per capelli normali all'olio di Abissina. Qui c'è scritto più 25% di prodotto allo stesso prezzo, quindi i prodotti, anche questo è vegan, gli shampoo sono più grandi rispetto agli altri e la cosa che mi piace è che hanno un'altra forma. Anche qua la profumazione è molto buona, molto delicata e sono contenta che abbiano un'altra forma perché gli shampoo Lamasuna io li adoro, ne ho provati due, uno lo sto utilizzando ancora e sono ottimi, l'unica pecca era appunto la forma che per quanto mi riguarda era un po' scomoda, quindi contenta di questa, perlomeno è un po' più pratico sotto la doccia. Vi farò ovviamente sapere poi come mi trovo. Sono stata poi al DM dove ho acquistato delle novità che c'erano e anche di queste ancora. Non ho provato niente, vi farò sapere. Allora, una cosa che non è per me, non ho acquistato io, cioè ho acquistato io, però poi ho dato a mia sorella, è questo qua dell'edizione limitata con Magic Winter. E questo è un sapone solido doccia 50 grammi. Gliel'ho presa a lei perché sa tantissimo di colla coccoina la profumazione. E io lo odio quella profumazione, invece a lei piace molto, quindi l'ho preso per lei. Invece per me ho preso questo qua, Magic Frost, è un sapone solido profumato per la doccia che ha il gancettino appunto per essere appeso, che è molto molto comodo. La profumazione è molto delicata e gradevole. Poi ho preso lo shampoo solido perché ha il profumo di rosa per tutti i tipi di capelli, perché non ho mai provato shampoo di Valea, non c'erano. E invece è uscito questo shampoo alla rosa e lo shampoo all'avocado per capelli secchi, mi sembra. C'è anche il balsamo all'avocado, ma io balsamo solidi non l'ho trovato, quindi ho preso solamente lo shampoo. Poi, sempre della linea Magic Winter, ho acquistato questo lip balm che dovrebbe essere di quelli tipo colorati, che all'interno sono un pochino colorati, dovrebbe essere nude. Io adoro balsamo labbra di Balea e hanno un inci abbastanza buono, nel senso non è un inci malvagio, ecco, 1,25 € il prezzo, quindi anche un ottimo prezzo. Poi c'era un set. Ho acquistato questo set di Balea, il prezzo non me lo ricordo. Comunque, è un set composto da shampoo solido al profumo di mandorla, gel doccia solido al profumo di rose e burro corpo solido al profumo di vaniglia. Il set era questo. All'interno i prodotti sono questi tre. Anche di questo vi farò sapere. Vi posso dire che le profumazioni sono meravigliose. Ultimo prodotto che in realtà non ho acquistato io, ma mi è stato regalato da mamma. È questo set, mi sembra costa sulle 14 euro, è del marchio White Castle e sono un set con tre detergenti solidi
Abbiamo un bagno doccia, lo shampoo e il detergente struccante viso e occhi. Se riesco ad aprirlo, ve lo faccio vedere. Ecco qua, i prodotti sono questi. Sono lo shampoo solido al burro di karité per capelli normali, il bagno doccia solido al muschio bianco che ha una profumazione buonissima e poi lo struccante detergente solido viso occhi. Questo qua lo volevo acquistare tipo l'anno scorso, però nel mio DM non l'ho mai trovato e quindi sono contenta che mamma mi abbia regalato questo set. E praticamente ogni solido equivale a due flaconi di prodotto e le confezioni sono tutte in carta, credo addirittura riciclata, e sono molto molto contenta. Non so se sono certificati. Allora, non sono testati su animali, 6 mesi di FAO, cosmesi di origine naturale, anche se non ha proprio una certificazione. Però insomma sono contenta e poi sono carini perché ogni detergente ha questo laccettino in modo che si possa poi appendere appunto alla doccia. Ve ne mostro uno, vedete qua c'è il buchino dove poi va inserito il proprio laccettino, molto molto carino, carino anche come idea regalo. Ok, quindi questi sono stati i pochi acquisti naturali del mese che ho fatto. In realtà ho fatto proprio pochi acquisti in generale. Fatemi sapere se voi avete provato qualcosa di questi prodotti che vi ho mostrato o se avete dei prodotti da consigliarmi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!